siamo santi, a volte ci vengono in mente quelle immaginette o stucchevoli o finte. A volte invece, quando li conosciamo un po' meglio, li vediamo come persone lontane, inarrivabili, ma quando li incontriamo, queste sono delle grazie, grazie per chi ha la fortuna di vivere, quando li incontriamo è come se toccassimo con mano in fondo quello che desideriamo essere. Al termine del nostro cammino è bello parlare di un altro santo vissuto a Cracovia, San Alberto Chmielowski, che fu chiamato il padre dei poveri e anche il San Francesco polacco del secolo XX. Ed è certo una bella coincidenza che porrà proprio quest'anno il primo centenario dalla sua morte. Come tutti ormai sanno, il logo della prossima giornata mondiale della gioventù, dipinto con molta accuratezza, è inserito in uno stemma a forma di colonia. All'interno è stilizzato il profilo di un giovane orante, la cui testa indica anche la posizione geografica di Cracovia. La storia del santo che ora vogliamo celebrare è strettamente radicata in questa città e in quella della sua patria, martirizzata. Negli ultimi 3 secoli nessun paese europeo è stato lacerato e smembrato come la Polonia. Anzi, quando nel 1815 il congresso di Vienna si impegnò a ridisegnare la carta d'Europa, essa fu letteralmente cancellata, spartita tra il re di Prussia, l'imperatore d'Austria, e lo zar di Russia. La parte assegnata allo zar continuava sì a portare il nome di Regno di Polonia, ma la russificazione era feroce e sistematico era il tentativo di distruggere la lingua, la cultura e la fede del popolo polacco. A tener viva la Polonia furono i suoi martiri, soprattutto quelli che cominciarono a buttare il sangue per la difesa della patria e finirono per donarle anche l'eroismo della carità e della santità. In primo piano risaltano 2 figure, San Giuseppe Raffaele Kalinowski, un futuro carmelitano, e San Alberto Aaron Chmielowski, ambedue protagonisti di quell'insurrezione, ambedue vittime, uno esiliato in Siberia, l'altro gravemente mutilato, e infine ambedue consacrati a Dio e alla buona gente.